Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per il 2017. La proroga prevista è di 3 mesi, fino al prossimo 31 marzo. L'Assemblea ha poi licenziato all'unanimità dei votanti il bilancio previsionale 2017-2019 del Consiglio regionale. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Dall'inizio del 2015 fino a oggi, il contenimento del fabbisogno finanziario di spesa corrente è stato pari al 10%. È stato rinnovato l'ufficio di presidenza dell'Assemblea di Palazzo Lascaris. Sono stati confermati il presidente Mauro Laus, Partito Democratico, i 2 vicepresidenti, Nino Boeti per la maggioranza e Daniela Ruffino per l'opposizione, e i consiglieri segretari Angela Motta e Gabriele Molinari del Partito Democratico. Per la prima volta entra nell'ufficio di presidenza il gruppo del Movimento 5 Stelle con il consigliere Giorgio Bertola. È continuato anche nel 2016 il cammino di risparmio e di efficientamento intrapreso dal Consiglio regionale negli ultimi anni. Lo ha sottolineato il presidente dell'Assemblea nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Il completamento dei costi del percorso finalizzato ad efficientare i costi della politica è merito di ogni singolo consigliere. Adesso il percorso è completamente finito. Chiaramente stiamo lavorando per dare sempre più trasparenza ai nostri comportamenti. Abbiamo voluto dare invece come comunicazione istituzionale obiettivi chiari e specifici sugli stili di vita, le buone pratiche e sui diritti civili, diritti umani. Daniela Ruffino, delegata alla Consulta europea. 3.000 i giovani coinvolti, una formazione ampia, non soltanto con i giovani ma anche con i docenti, e poi un grande lavoro fatto su tutto il territorio piemontese a favore degli amministratori locali che, devo dire, hanno risposto come sempre con grande entusiasmo. C'è già la programmazione per il nuovo anno che va nella stessa direzione, certa che i numeri aumenteranno ed anche l'interesse. Nino Boeti, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione. La cosa più importante è stato il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito civile per il Piemonte per i 20 mesi di lotta partigiana. Non era mai successo nella storia del Paese che una regione avesse questo riconoscimento. Il fatto che il Presidente della Repubblica personalmente sia venuto ad apporre la medaglia d'oro sul nostro gonfalone qui a Palazzo Lascaris è stato davvero un momento di grande commozione. L'Assemblea ha approvato la legge che regola nuovamente le specie cacciabili in Piemonte, ripristinando la tutela su 13 di esse. Dal 2012 alcune specie tutelate erano infatti state reinserite nel calendario venatorio della regione. Ed è tutto. A risentirci. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.